Si entra nelle settimane decisive per quanto riguarda l'approvazione dell'ETF di Bitcoin, si entra in quella fase, in quel limbo in cui c'è una grande, grandissima attesa e in questo limbo oggi ETH spodera un bel 6% e si riavvicina ai massimi, quelli di dicembre 2023, 9 no, dicembre 2023, i massimi di questo periodo, tentando poi di breccarli, ma non è... Eh, la sola perché anche eh, Bitcoin dopo una fase di eh, ribasso il famoso Natale in rosso piccolino piccolino ma l'ha fatto eh, in pratica sta tentando di ripristinare una mh, eh, chiusura al di sopra di queste medie mobili che vedete in questo caso che sono medie mobili estremamente importanti poi ci sono delle novità novità importantissime quelle relative alla questione dell'ETF con Grayscale che cambia la dicitura della creazione dell'ETF da uh, in-kind, only in, uh, in-kind or cash. Uh, oggi parliamo anche di questo, vi spiego cosa uh, significa e dei dettagli che ci sono sulla questione legata all'ETF su questo problema. E poi c'è anche una news, quella di uh, Katie Wood, del, di ARK Invest, che parla di un possibile sell on news. Sulla notizia dell'approvazione dell'eventuale ETF di Bitcoin il 10 gennaio. Tanta carne al fuoco. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mi sembra anche consono eh, in questo video, ragazzi, lanciare la moneta Bitcoin che da un po' che non la lanciamo è andata in esito positivo, dandoci la facciona eh, di Bitcoin in questo caso e potrebbe significare, diciamo, che magari... Eh, ritorniamo in una trend rialzista perché mh, già da un po' il bitcoin in realtà si è fermato. Quindi il trend di bitcoin è da eh, quasi un mesetto, 20 giorni, che è fermo in una barra di eh, congestione. Uh, di tutti questi uh, argomenti che dobbiamo vedere oggi ragazzi Quello che mi interessa di più farvi vedere è anche alla fine del video uh, Anzi facciamo così, lo vediamo subito Una strategia uh, che può essere utile in alcuni momenti uh, di, um, uh, come questi Momenti chiave, approvazione TF, succede un sell on news, facciamo un pump iniziale Cosa capita? c'è un modo in cui possiamo sfruttare queste fasi in cui sicuramente sappiamo per certezza che ci sarà volatilità perché se la uh, Fed se la secca approverà l'ETF uh, ci sarà una volatilità, non sappiamo se se lo news appunto o un super pump, però se anche non lo approva ci sarà volatilità, probabilmente un uh, super dump, quindi in questo caso uh, la notizia diciamo, della volatilità che potrebbe avvenire a ridosso della settimana del 10 eh, di gennaio potrebbe essere importante esiste una strategia che possiamo utilizzare sì ci sono alcuni strumenti ragazzi che possono darci un vantaggio e vi mostro eh, questa strategia partiamo direttamente da questa non so se ho detto bene ciao a tutti bentornati in questo video lo ridico in caso mai bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video allora partiamo intanto dall'utilizzo eh, di questa strategia andando a utilizzare l'exchange coin call ragazzi sulle Opzioni perché ci servono le opzioni. Vi lascio il link in descrizione. Coincolle è un exchange nuovo che sta cercando di sbarcare all'interno di quello che è il settore complesso, più tecnico, ma molto importante, delle opzioni e soprattutto è uno dei pochi exchange che ha messo opzioni per esempio su tante criptovalute, anche per esempio su Solana. Si possono acquistare le opzioni rendendo... Questo tipo di uh, approccio al trading è estremamente più uh, professionale, ma anche più proficuo da alcuni punti di vista, perché le opzioni hanno un effetto leva importante. Ho fatto due video al riguardo, ragazzi. Anche questo video finirà nella playlist dei video delle sulle eh, opzioni e ve li lascio comunque eh, sulla mia testa utilizzando appunto quindi le opzioni non possiamo utilizzare sia l'effetto leva ma possiamo avere anche la possibilità di avere uno stop loss eh, garantito cioè fisso che non può essere ampliato allora però, utilizzando una serie di opzioni, ragazzi, è possibile andare a creare delle strategie complesse. Che in alcune situazioni, come quello di uno scoppio di volatilità, che potrebbe essere quello della settimana del 10 gennaio, possono trarre beneficio. Ad esempio, è possibile che, eh, creare una strategia andando a utilizzare opzioni call e opzioni put in maniera tale che. Uh, se il mercato va verso una direzione in maniera molto veloce sia long che short io guadagno in entrambi i casi uh, quindi a prescindere dalla direzionalità ma guadagno se il mercato si muove Velocemente. quindi deve fare un movimento se sta fermo perderò perché c'è sempre ovviamente il trade off ass assolutamente allora come si crea questa operazione intanto vi faccio vedere il graficuccio di questa operazione di strategia che si chiama long straddle che è una uh, operazione che si può utilizzare andando a uh, utilizzare due eh, mh, eh, eh, differenti opzioni sia le call che Le put in pratica quello che dobbiamo andare a fare è acquistare una opzione colla at the money e acquistare contemporaneamente anche una put quindi non vado in pratica a um, eh, diciamo scegliere una direzione del mercato ma vado a comprare sia la put che la colla si crea questo tipo di grafico cosa significa ragazzi questo è il prezzo centrale che vedete qui è un prezzo eh, non me lo fa fare i disegni quindi eh, dovete seguire il mouse questo centrale che vedete è un prezzo eh, definito prezzo attuale per esempio di bitcoin quindi io andrò a guadagnare dalle linee verdi in poi in pratica da questo punto a questo punto in trading range sarò in perdita, ma se il mercato schizza su io guadagno, se il mercato invece crasha in maniera improvvisa io guadagno. Solo se sta fermo all'interno di questi due paletti, che adesso vi faccio vedere anche come si vanno a calcolare, eh, in pratica andrò in perdita. Molto semplice andare a sviluppare questo um, tipo di strategia, andiamola a fare insieme su coin Call andiamo a prendere le option per quanto riguarda bitcoin andiamo a impostarci eh, intanto la questione della scadenza dobbiamo avere la stessa scadenza e lo stesso strike price per entrambe le opzioni quindi utilizzeremo strike price at the money attualmente 43.000 dollari su bitcoin quando sto registrando questo video e come scadenza utilizzeremo 12 gennaio 2024 perché appunto i due giorni dopo la questione dell'ETF e sappiamo che non serve a in tanto tempo, diciamo, per muoversi considerando i loro i suoi movimenti. Qui abbiamo 43 da questo lato, ci sono le call, da questo lato ci sono le put. In pratica io quello che andrò a fare è comprarmi un uh, pezzettino di uh, una put in questo caso, quindi per esempio uno 01 di, di questa put di questa call, scusate, su Bitcoin la vado a comprare, ma vado a comprarmi anche la stessa eh, put da questo lato. Ora, per farvi breve il discorso, ragazzi, essendo che le opzioni sono prezzate maggiormente rispetto al prezzo di mercato, quello eh, effettivo. Uh, perché hanno incorporato la questione legata al tempo, uh, io andrò ad avere questa perdita in sostanza: che è questa zona che vedete voi perché andrò a pagare di più la opzione put che in questo caso dovrebbe valere praticamente zero, in realtà vale eh, qualcosa, quindi io comunque la pago e quel, quello che pago dovrò eh, appunto mettere in conto che posso perderlo e dall'altra parte pagherò anche la call di più rispetto a quella che vale in questo momento rispetto allo strike price di Bitcoin. Eh, All'attuale prezzo di mercato di Bitcoin. Questa sommatoria della somma in più che vado a pagare rispetto all'equilibrio al prezzo corretto è il famoso angolino che vedete questo in rosso. Vi faccio vedere, però, anche in un position builder, proprio la costruzione di questo tipo di strategia, in modo da farvi vedere anche i pricing, eh, andiamo a prendere appunto le opzioni 12 di eh, gennaio e prendiamo quelle a track price 43. Prendo una call e metto 0,1 BTC e vado in long, poi vado a prendermi la put in questo caso e vado a mettere la stessa identica quantità, la stessa scadenza, lo stesso strike price e vado a mettere eh, una... Scusate, ho fatto un errore, ho, ho venduto, dovevo comprare e andiamolo a sostituire, eccolo qua, e vado a comprarla. Eh, detto questo, in pratica vedete che si sta generando, si è generato... Sul position builder eh, Questo tipo di angolino Questo skew in pratica Questo angoletto che è la mia zona di perdita In pratica io con questa uh, posizione Da 39.000 Uh, dollari di Bitcoin in giù andrò a guadagnare e da 47.08 di Bitcoin in su andrò a guadagnare in questo spazio al centro. Io perderò questo tipo di uh, strategie. Si possono utilizzare quando il mercato è in aspettativa di ampia volatilità, anche perché non dobbiamo forzatamente attendere la scadenza uh, dell'obbligazione. Possiamo vendere tutto prima, quindi se si verifica un evento, per esempio, come una impennata immediata verso l'alto, io magari venderò prima della scadenza in maniera tale da non pagare troppo pricing in termini di, di tempo. Ma ancora di più, ragazzi, questo tipo di... Uh, strategia potete giocarla tra virgolette anche il giorno prima dell'approvazione dell'ETF e quindi non pagare molta, um, molto tasso di tempo quindi molto tempo con le opzioni. Però ricordatevi che c'è la variabile volatilità. Questo significa che se parte subito una scheggia di volatilità, le opzioni si prezzano maggiormente e quindi poi c'è meno probabilità di poterle. Uh, comprare a prezzi buoni, li potete comprare, ma magari i prezzi saranno saliti. Allora, vi lascio il link in descrizione per quanto riguarda CoinCall, ragazzi, dove potete anche testare questo tipo di strategia. Con tutti i bonus uh, che potete, diciamo, avere. C'è questo super bonus interessantissimo attualmente, cioè quello di avere fino a 1000 dollari di bonus con il deposito uh, di uh, 10.000 dollari, quindi amount 10.000 dollari depositati fino addirittura a 1.000 dollari di eh, trial uh, bonus. Ovviamente non potete prelevarlo, potete solo utilizzarlo per fare le operazioni. Vi lascio il link in descrizione. Passiamo alla questione Bitcoin. Prima di tutto andiamo ad analizzare la questione legata alla... Uh, passaggio a, or, uh, a cash anche di Grayscale uh, su Bitcoin Trust. Che cosa significa, ragazzi? La questione in kind or cash. Uh, questo uh, è il modo in cui io posso andare a. Prelevare delle quote dal ETF, eh, la SEC su questo è stata intransigente e ha indicato in pratica eh, la variabile eh, di utilizzo del cash come quasi obbligata per tutti gli ETF. Tant'è vero che tutti si sono piegati alla questione appunto del, del cash, eh, mentre prima erano anche in kind in kind vuol dire nella stessa natura di base dell'ETF, cioè significa che. Posso anche prelevare bitcoin berry e questa è una un variabile, ragazzi, che sembra non essere eh, molto mh, eh, importante. In realtà è molto importante per un fattore legato alla tassazione, perché se ehm, io vado a prelevare poi quote da questo ETF e non mi danno i bitcoin, ma mi danno il cash. Io sarò costretto a eh, tassare la plusvalenza. Questo è un problema non da poco perché si genera un effetto negativo sulla tassazione e proprio la natura degli ETF è quella di evitare questo effetto tassativo eh, per, chi, eh, per gli operatori eh, autorizzati che possono andare appunto a fare questo tipo di eh, prelievi eh, del, direttamente dall'ETF. Dall e questa natura mh, non uh, diciamo uh, detassata tra virgolette cioè dove io la tassazione ho un vantaggio fiscale in pratica non sarà possibile averla su bitcoin perché la secca è stata chiara al momento tutti presentano questa variabile cash in pratica. Che sì, ok, aumenta la facilità di approvazione del bitcoin di ETF e quindi è più probabile che la SEC andrà a decidere positivamente. Ma da un altro punto di vista, non ve lo dimenticate perché sto facendo la testa così. Poi fra sei mesi eh, eh, spunta fuori questa variabile. La problematica dell'ETF non è solo l'approvazione, ma è la domanda. Questo ETF avrà domanda, c'è interesse per Bitcoin le cripto, finora gli ETF che sono stati già presentati non hanno avuto interesse su Bitcoin e questo è importante andare a ricordarlo, perciò uh, un gancetto che la SEC sta mettendo che rende inefficiente il Bitcoin ETF rispetto agli altri non è positivo perché ancora di più andrà a incidere su un'eventuale domanda magari un po' più scarsa. In più c'è anche la questione che saranno proprio gli istituzionali a gestire questa cosa e quindi in pratica... Uh, insomma si potrebbe assistere anche a un evento un po' a spirale negativa piuttosto che positivo ma questo non all'approvazione ma dopo l'approvazione però c'è tempo di parlarne in ogni caso è stato un evento obbligato anche Grayscale l'ha approvata questa cosa passiamo alla questione legata alla news prima di andare a vedere un grafico di cui tra le altre cose voglio mostrarvi questo grafico in particolar modo, questo qui, perché dobbiamo andare a parlare di una questione importantissima legata a un fattore di percomprato e analizzare due situazioni differenti uh, che io già da due mesi sto monitorando in Academy. Oggi vi do qualche uh, incentivo in più anche di riflessione anche sul canale, ragazzi. Però allora andiamo a vedere la questione del di Katie Wood che dice uh, sell on news dopo l'approvazione di Bitcoin questa cosa è possibile allora uh, sicuramente sì il sell on news tra le altre cose potrebbe essere anche un sell on news coincidente tra virgolette uh, con una sfera di natura ciclica che Bitcoin in questo momento ha e perciò non mi meraviglierei tantissimo di assistere a un pump iniziale molto pronunciato e poi l'eventuale classico On News. C'è da dire che, però, eh, la eh, Katie eh, Wood dice anche che da un punto di vista di long period eh, perspective, quindi prospettiva di lungo periodo, questa cosa è estremamente promettente per l'ingresso dei fondi istituzionali. Bla bla. Io dico sì, è assolutamente promettente, ma dico anche attenzione a sopravvalutare il concetto che. è Dall'approvazione di un prodotto ne deriva il fatto che il prodotto sarà vincente perché non è così eh, bisognerà poi assistere ovviamente alla domanda del prodotto ci deve essere una domanda per le cripto noi siamo amanti delle cripto ragazzi eh, viviamo con bitcoin sotto il materasso e, e per dormirci insieme non per tenerlo lì. Eh, ma non è la stessa cosa per tante persone, quindi non vi dimenticate questo dettaglio. E, e anche in questo caso è giusto dire che nel lungo periodo cambiano tante cose, ma è anche mh, secondo me doveroso sottolineare che dipenderà dal successo o meno di questi ETF. Uh, Stello News nel, lungo, nel breve periodo, eh, questo poi lo analizzeremo nei prossimi giorni perché voglio anche parlarvi della questione legata alle posizioni cicliche varie. Eh, proprio in concomitanza con l'arrivo di gennaio. Parlarne prima non mi sembra adeguato, anche perché lasciamo al mercato svolgere anche il proprio ruolo. Passiamo a questo grafico mensile. Su Bitcoin, in molti hanno detto che Bitcoin è in zona di ipercomprato. Allora, io qui vi ho inserito un indicatore RSI con media mobile inclusa. Tra le altre cose, questo indicatore, ragazzi, è, è intanto vi stavo mostrando solo esclusivamente la, uh, la media. Eh, vediamo se vi faccio vedere l'espansione. Eh, dovreste riuscire a vederlo. Io tengo oh, metto alcuni indicatori non molto e diciamo chiari anche perché non mi piace averli bianchi eccetera però eh, guardate qui la questione allora siamo arrivati in ipercomprato un ipercomprato anche eh, su un grafico di natura mensile di bitcoin che è molto importante perché eh, alcuni dicono siamo in una situazione di eccesso di rialzo sul mercato su, su bitcoin in eh, generale questa situazione può essere eh, indicativa del fatto che il mercato è pronto per fare una eh, fase discendente che possa durare un po' di tempo, andiamo a vedere i, i risvolti dei precedenti anni di Bitcoin, andiamo a vedere quando Bitcoin è entrato per esempio nel 2019 nello stesso identico oh, punto anche sul uh, grafico del, uh, dell'RSI. Intanto c'è da fare una uh, puntualizzazione: questo grafico indica un arrivo dell'RSI puro in fase di ipercomprato, ma non della media che vedete in giallino. Questo perché nel 2019 il rialzo fu impetuoso e molto veloce, soprattutto in un unico mese, maggio 2019, fu fatto un 62%. In questo caso, negli ultimi periodi, non è avvenuto questo, perché noi abbiamo un rialzo di Bitcoin che è stato più. Spalmato e costante, cosa non da poco e cosa soprattutto migliore rispetto a quello che abbiamo visto nel 2019. Uh, andando avanti, cosa succede, ragazzi? Succede che il mercato, quindi poi Bitcoin, negli anni precedenti, nel um, mese successivi, fa un massimo, appunto, nel giugno 2019, questo mese qui, e da lì inizia in pratica una fase di uh, ribasso perché eravamo in ipercomprato, come potete uh, vedere anche in questo caso e ehm, l'ipercoprato vedete poi viene riassorbito con 1 2 3 4 mesi di ribasso tra le altre cose poi si era ripreso il mercato però poi abbiamo avuto il uh, momento Covid quindi la pandemia che ha fatto il famoso crash del 2020 Nonostante il mercato aveva iniziato a riprendersi, quindi Bitcoin aveva iniziato sostanzialmente a riprendersi prima della famosa uh, marzo 2020, che appunto vedete in, questo, in questa candela qui, che io al momento non lo prenderei in considerazione perché è un evento esogeno che non dipende in nessun modo dalla natura dei mercati, probabilmente qui sarebbe andato a salire e basta o a fare trading range. In ogni caso l'RSI uh, è eh, andato a... Rientrare appunto in una zona neutrale dall'iper eh, comprato. Eh, la stessa cosa succederà. Eh, adesso c'è anche da dire un'altra questione. Per esempio, andiamo a vedere invece quando è arrivato in iper in un anno precedente, nella bull run precedente 2016-2017. Burran che io apprezzo di più in questo caso e reputo un pochino più coerente, tant'è vero che da eh, 3-4 mesi noi in Academy stiamo seguendo due linee differenti per quanto riguarda la Burran attuale e la mia preferenza attuale va più per una Burran molto più simile al 2017 che rispetto a quella del 2019 e 2020 e quindi meno oscillatoria, più lineare e naturale più facile da trattare ve lo dico in maniera molto semplice se sarà così ehm, sarà molto bella attenzione però a eh, ragionare su target price elevatissimi io non sono di questo avviso lo so che non piace a nessuno quando io dico queste cose e ne avevo già parlato nella scorsa burran quando abbiamo previsto il target price ci siamo andati praticamente vicini è stato identico però, ok, può essere diciamo, stato un colpo di fortuna, ragazzi. Però, non è solo quello: ci sono dei dati statistici che portano anche a indicare un target price per bitcoin in questa fase non così elevato come lo si possa immaginare, e eh, questo ci spinge anche a ragionare su tanti altri fattori. Per esempio, poter trarre beneficio utilizzando anche altre criptovalute. cosa Fondamentale, secondo me, in questa uh, fase che verrà dopo marzo, più o meno dell'anno prossimo. Allora, in questa fase vedete che il RSI uh, è vero, entrò in iper comprato in questa uh, parte qui, però, poi, in sostanza non si è mai uh, più non si è più fermato, cioè, non è mai rientrato in una fase neutrale. Ma soltanto alla conclusione della bull run, soprattutto poi ci sono le indicazioni delle due medie che sono quelle più importanti che dovete vedere come hanno tenuto. Io ci tengo molto a dirvi che queste due medie mobili, che sono la 12 e la 6, che abbiamo visto 6-7 mesi fa, quando vi dicevo: attenzione, media mobile bugata, mai è successo che siamo ritornati indietro da questo punto ancora una volta, anche in questo caso è stata fatta questo tipo di ragionamento e per me è importantissimo anche sottolineare che probabilmente anche in questo caso queste medie mobili fungeranno da spartiacque per un eventuale mercato che possa andare a invertire. Guardate qui l'RSI come perdura in barra di in eccesso di rialzo, questo per la natura dell'RSI Qualcuno che ha fatto il mio corso sta sorridendo perché l'ho spiegato 20 volte questa cosa nel mio corso di come si deve utilizzare veramente l'RSI e non come lo si legge in alcuni articoli o libri eh, che sono fandoni, insomma. Uh, però uh, questo per farvi capire soltanto alla fine della bolla quindi solo dopo il massimo bitcoin ha iniziato a stornare e l'RSI è rientrato allora andiamo alla situazione uh, attuale uh, e cerchiamo di capire dove siamo in questo momento vedete siamo in questa zona quindi cosa è possibile assistere in termini di per comprato ragazzi è possibile secondo me che se ci avviciniamo al concetto della Burran del 2016-2017 questa Burran sarà più simile potremmo assistere sì a mesi in rosso o a laterali ma non a crash o a laterali ribassisti imponenti come questo che voi vedete piccolo ma in realtà non è per niente piccolo perché nel 2019 quando il mercato è ritornato indietro dai massimi ha fatto mh, senza zona mh, pandemia meno 53% e con la zona pandemia meno 70%, quindi questa zona qui che vedete piccolina, non è per niente una fase di laterale e ribassista, ma è un ribasso bello e buono. Tra le altre cose, importante. Addirittura meno 53% senza pandemia, meno 70 dai massimi con la pandemia. In questa zona non è mai avvenuta una cosa del genere molto pronunciata. Abbiamo avuto però dei mesi che, ovviamente, facevano queste forme di ribasso. Per esempio, da qui a qui è avvenuto un meno 40% quindi da massimo a minimo quindi non è che non c'è stata una zona di ribasso però una cosa è immaginare intanto qui eravamo a prezzi molto più bassi quindi anche la volatilità era più alta eh, vedete qui meno 30 lì meno 40 quindi potremmo anche immaginare in questa fase una fase di due tre mesi di trading range con un meno 30% per cento molto tranquillamente anche in questo momento su bitcoin per esempio da qui Potremmo assistere a un ritorno magari dei price intorno ai 33-34 mila dollari, eccetera. Questo ci può stare e non inficerebbe in nessun modo il trend attuale. Tanto è vero che le medie mobili che vi dicevo di, in, sulle quali dobbiamo, dovete prestare fortemente attenzione sono esattamente proprio in quei punti lì. Cioè intorno ai 30.000, non è che queste medie mobili uh, adesso prezzano 50.000 dollari ragazzi, prezzano su questo mese 29.900, 31, 30.000 30 e 32.900, 33.000. Uh, quindi in sostanza l'arrivo eventuale su queste due medie sancisce un ribasso e una riflessione di Bitcoin anche del 20-30%. Che ci sta anche con una fase ciclica e con una fase di riposo, e che potrebbe assolutamente riportare l'RSI non in una zona neutrale, perché non ce la farebbe, ma farlo oscillare un po'. E poi potrebbe in effetti continuare a stare magari in questa fase fino al raggiungimento, perché no, di un massimo proprio in coincidenza con l'eventuale fase eh, teorica di massimo storico nel 2025 di questa Buran. Se ripete, ovviamente identica alla precedente. Queste sono le, ehm, diciamo, tutte queste fasi, ragazzi. E questo è il punto che volevo farvi vedere. Eh, massima attenzione a questa cosa, cosa ne pensate anche voi? L'RSI non è indicatore di per comprato a prescindere, è un indicatore che ci dice che il mercato è molto forte. Questo in questo momento lo sta dicendo, quindi è ovvio: una fase di riposo ci può stare, ci mancherebbe. Abbiamo fatto 180% in un anno che ci può stare però eh, da qui a dire crolliamo e facciamo meno 80% mi sembra un po' eccessivo e soprattutto non è l'RSI che indica questa cosa qui eh, perciò ipercomprato sì ma non necessariamente significa che da qui si torna a scendere per oggi è tutto ragazzi e io vi dico anche un'altra cosa il 2 di gennaio faremo un video molto importante perché è arrivato alla fine di questo video si becca questa news ci sarà un cambio radicale di tutto quello che riguarda eh, il mio canale e quello che riguarda anche eh, la questione del lato corsi. Ragazzi, Trading On in generale fa un restyling in generale e ci sarà una super sorpresa importantissima perché facciamo un nuovo progetto gigantesco, imponente, che stiamo ragionando da tanto, tanto tempo e spero sarà vostro eh, di gradita, diciamo, eh, questa news. Il 2 gennaio. Faremo un video di approfondimento su tutta questa news che sarà anche eh, portata avanti da alcune offerte particolari eccetera. Eh, restate sul pezzo da questo punto di vista perché è interessante, ma comunque ne parliamo anche nei prossimi video. Ciao a tutti!